Ragazzuoli, attenzione e mi raccomando, prendete questo video per quello che è, cioè parliamo e delucido un attimino la questione Meliodas Assault Mode. Quindi mi raccomando, voglio subitissimo un bel like per supportare al massimo il canale. Ovviamente siamo sopra i 19.000 iscritti, ragazzuoli. Grazie davvero a tutti. L'obiettivo ovviamente di 20.000 entro fine anno, però ovviamente sarà tipo impossibile, lo so benissimo, però noi ci proveremo. Detto questo, buona visione! Ciao e bentornati oggi su essenzialmente Grand Cross Jump, perché in questo video boys andremo a parlare e a delucidare in tutte le sue sfumature la situazione in Meliodas Assault Mode. Dirò tutto quello che c'è da dire boys, dirò il mio parere personale. Ovviamente ci tengo a ricordarvi che è solo una speculazione, quindi mi raccomando ragazzi, cioè Meliodas stesso alla fin fine è un leak, potrebbe uscire a Natale come potrebbe uscire tra 3 mesi, è già questo un punto che abbiamo già snocciolato. E oltre a questo ragazzuoli, vi volevo dire effettivamente, su Twitch c'è già da quasi un mese ormai, però su YouTube attualmente non ve l'ho mai parlato. In descrizione trovate una promo per quanto riguarda NordVPN. Ragazzuoli, un tantissime offerte, una promozione assurda ovviamente con il mio link dedicato. Mi raccomando voi, se volete supportarmi al massimo andate subitissimo in quei link in descrizione su NordVPN e per appunto fate tutto quello che c'è da fare se volete supportarmi al massimo. Ragazzuoli, davvero offerte assurde, soprattutto dedicate a me, quindi per appunto una piccola collab per così dire, passatemi ovviamente il termine. E ovviamente ho trovato un botto di vantaggi se ovviamente fate i classici abbonamenti per i NordVPN. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire i vantaggi che avete, ragazzuoli, potete essere in qualsiasi parte ovviamente con NordVPN senza nessun rischio, quindi totalmente in modo safe, più safe in assoluto. Quindi boys, mi raccomando, sotto in descrizione NordVPN se volete supportarmi al massimo. Detto questo, io direi che possiamo iniziare subitissimo. Questione Meliodas Assault Mode. Qua schermo, cosa stiamo vedendo? Ragazzuoli, questo probabilmente non ve l'ho mai fatto vedere, però è essenzialmente un altro screen, per così dire, leakato della storia riguardante l'Assault Mode, perché questo semplicemente è lo screen quando c'è il caricamento della storia, noi now loading, che poi ci fa fare lo stage della storia. È semplicemente quello là, ragazzuoli, e lo possiamo dire, è fatto meglio dell'anime. Sì, ci voleva poco per farlo bello, essenzialmente questo è, però questo è veramente figo, ragazzi. Ad ogni modo, questa è un'altra immagine per appunto leakato, comunque ufficiale adesso non lo sappiamo, però comunque che riguarda l'Assault Mode. Ovviamente dopo andremo a vedere le skin e ovviamente anche il ticket che shopperemo, ovviamente. E adesso parliamo di quello che secondo me sarà questo personaggio, o meglio, iniziamo da quello che spero sarà, perché essenzialmente ragazzi sapete come la penso. Meliodas Assault Mode secondo me merita al 100% il fest. Se non ce l'ha questo personaggio ma lo ha ricevuto il Lost Vein, come ho detto ormai decine di volte anche in live, penso che sia una zappata sui piedi veramente clamorosa, perché abbiamo visto e constatato ormai che i Grand Cross Fest sono la versione speciale del personaggio in sé, il Cine, no? Ad esempio c'è la Liz normale, poi c'è la Liz God con le ali, c'è per appunto il King normale, poi c'è il King con le alette e il Guardian, no? Versione speciale, c'è l'Escalon normale e il D1. Lo stesso però non possiamo dire effettivamente per Meliodas Lost Vein, perché ha solamente una spada di diverso a quello normale, se ci pensate. Quindi, essenzialmente, potevano giocarsi la carta del Grand Cross Fest di Meliodas, posticipando e non facendo mai esistere quello che è Lost Vein, e andando con il primo Grand Cross Fest per Elizabeth Goddess, che comunque sarebbe stato anche la novità anniversario, avrebbe dato anche quei hype in più, poi continuando con King D1 e giocarsi le carte di Meliodas Fest con Assault Mode. A mio avviso sarebbe stato molto meglio e molto più orchestrata bene, secondo me. Ovviamente è un parere personale, ditemi nei commenti cosa ne pensate, ma comunque credo che per tanti sia ovviamente una cosa che ci sta assolutamente, come mi avete detto anche su Twitch, è una cosa che
ci stava, assolutamente. Quindi, questo ragazzi è il primo punto che volevo delucidare. Meodas Nostvein, sì, Nostvein e Assault Mode, perché essenzialmente è l'Assault Mode quella Nostvein, quindi quello è il personaggio. Credo vivamente che esca per Natale, anche perché boys, sia Elaine che il D1 vanno via il 23, quindi anche lì ve lo dico adesso, se ci sarà una live della Net Marvel, che probabilmente, ve lo dico già da ora, potrebbe uscire, potrebbe esserci il 22, il 23 o il 24 la live della Net Marvel, ve lo dico tranquillamente ragazzuoli, noi saremo in live su Twitch per vederci insieme e vedere per appunto il tutto, cosa usciranno e cosa non usciranno. Io spero vivamente che esca l'Assault Mode e che sia festa ragazzi. Vado contro i free to play, alcuni free to play ovviamente, però boys, io voglio questo personaggio il prima possibile, perché è bellissimo, è... l'aspetto tantissimo, è il mio personaggio preferito. E secondo me, se lo fanno uscire dopo un altro Gold Coast Fest, non c'è nessun tipo di problema. Perché tanti dicono, ma altre 900 gemme. Sì, ma le 900 gemme mica le devi spendere per forza. Cioè, puoi trovarle anche prima. Cioè, sugli altri gacha non c'è garantito. Quindi se ti fanno uscire un LF dopo poi su un altro LF, dove sta il problema? Tra l'altro lo fanno, LF o LR del resto, o altre cose su altri giochi, quello è il mood. Ho preso Legends e Dokkan perché sono essenzialmente dei giochi che più ho giocato, Dokkan ancora di più ovviamente, però rispetto ad altri gacha essenzialmente ho preso quei due per fare un piccolo paragone. Cioè quello è, il fatto che c'hai garantito è solamente un plus, è qualcosa di che ti fa dire, ok, io pullo, ma forse di pullare prima o poi lo prendo garantito. So già che alla fine della strada c'è lì che mi aspetta. Quindi è quello il fatto del garantito. Non deve essere un punto per dire, che palle, un altro banner da 900. No, se quelle 900 puoi comunque trovarlo, l'Assault Mode, il D1 e così via. Cioè, non è che è per forza solamente alla fine. È comunque nel banner, non è il retap. Ok, quello è sbagliato, l'ho detto anch'io, è sbagliato. Però non possiamo neanche negare il fatto che troviamo tutti i Grand Quest Fest precedenti e ovviamente tantissimi altri personaggi, coin e non, tra i più top del gioco. Quindi ci può stare anche ragazzi questo ragionamento delle non rate up. È brutto perché siamo abituati a quello, però ci può stare. Mettiamolo sotto questo punto di vista. Tanti stanno dicendo meglio Meliodas non Grand Cross Fest. A mio avviso ragazzi, questo personaggio se lo merita tutta la vita, perché vi ripeto, è l'Assault Mode, è la versione più hype dopo l'ultima che vedremo nel manga, che non vi spoilerò, di Meliodas. Quindi ecco, forse anche quella più figa, più che dà più hype, no? E quindi ci sta che lui abbia il Grand Cross Fest. E ve lo dico tranquillamente, se non lo avrà, io mi incaccherò parecchio, perché non lo accetto. Non lo accetto che un personaggio del genere, che il D1 lo ha avuto e lui no, perché sono 1v1. Cioè, mi scoccio, come dire su Dokkan, esce un dual LR, una LR, Gogeta e Janemba no. Cioè, capite un attimino il paragone? Cioè, vorrei entrambi, perché lo scontro è alla pari, è visto da entrambe le parti come stesso livello più o meno, e di conseguenza voglio che siano trattati allo stesso modo anche su Grand Cross. Non che uno sia fest perché non c'è mai stato il fest di Lescanor, e questo no perché c'è già quello di Lost Vein, non lo accetto. E poi già di base c'è anche un altro ragionamento del tipo, sì, ma c'è già stato il fest di Lost Vein, potrebbero dirti, finiamo prima tutti i fest dei Sin e poi magari possiamo riniziare con i fest magari V2 dei Sin, oppure darci dentro con i comandamenti. È un'idea che comunque avevo anche io fino a qualche settimana fa, però ora che è uscito l'Assault Mode sono sempre di quelle idee di default che faranno in quel modo, ma l'Assault Mode lo voglio a prescindere, non mi interessa. Un'altra cosa che tanti mi hanno detto, che potrebbe essere effettivamente veritiera, è che Lost Vein sia la versione fest, ovviamente un parere ovviamente di un iscritto su Twitch, che potrebbe essere Lost Vein della versione fest del Meliodas Counter, per così dire, passatemi in termine, del Meliodas normale, e l'Assault Mode la versione fest del demone. Ci sarebbe, anche perché se non erro sarebbe tipo un'altra possibile cosa per fare un'altra futura Liz, non Dea, ma Fest. Quindi sarebbe carino ragazzi come concetto, allungherebbe ancora il gioco, quindi ci sta, ve lo dico tranquillamente. Poi non c'è anche la questione del tipo, sì, però un altro Grand Cross Fest dopo un altro, dopo un Fest è brutto. Ti lamenti del Global che ne fa uno di due mesi e poi c'è il Jump che ne fa uno di fila, e non ti lamenti? No, lì ci sarebbe da lamentarsi lo stesso per il lato free to play. Però
ve l'ho detto, se lo fanno una volta, perché ovviamente siamo in quel punto della storia dell'anime che crea più hype e siamo al fan anniversary, Natale e Capodanno, secondo me una volta l'anno se lo possono anche permettere di fare questo sgarro alla regola. Ovviamente il free-to-play, ragazzi, è normale che vogliono che vanno più a, che sono più penalizzati con questo ragionamento, perché ovvio chi ha speso 900 gemme da Escanor magari senza trovarle, è normale che ancora sta cercando Escanor e non avrà gemme per la Salt Mode. Ma ovviamente, ragazzi, questo si può dire in tutti i banner, cioè esce Gother, lo shaftate e poi esce Tarmele Sariel, cioè quello si può dire in tutti i banner, in tutti i giochi, cioè è normale. Poi chi shafta è normale che poi arriva, che punta su uno fino alla fine e poi arriva quello dopo, magari interessa ancora di più e non ha gemme perché l'ha spesso tutto su quello di prima shaftandole, quindi questo è normale. Ovviamente qua stesso ragionamento si andrebbe su un altro Gankos Fest, però io l'ho detto, chi ha 300 gemme a partire da oggi all'assalto mode ci arriverà chi lo prende garantito, perché se fate un piccolo conto da ora per l'appunto a l'Assault Mode Fest, che dura un altro mese, quindi alla fine di quel nuovo mese, quindi possiamo già dire fino a fine gennaio, comprendendo gemme, eventi e così via, o addirittura escludendole, contando solo PvP e login, Assault Mode ve lo prendete garantito chi ha dalle 300 gemme in su. Quindi ieri live su Twitch ho chiesto chi di voi ha 300 gemme o più, comunque ditemi le vostre gemme, e tanti dicevano 300, 400, 720, 200. Quindi dall'assault mode, parliamoci seriamente, ci arriverete e lo prenderete, non magari subito se shaftate, ma lo avrete garantito, e questo, vi ripeto, è un plus, perché lo avrete garantito, e il bundle dura un mese, quindi è solamente un plus il fatto che è garantito a fine step, ragazzi, è solo un plus, ve lo dico tranquillamente, è totalmente una cosa che tantissima anticascia non c'è e che va solo apprezzata, non va criticata, va solo apprezzata. Si può criticare che personaggio nuovo non sei rate up, quello sì, l'ho sempre detto anch'io, però a fin fine ci può stare, essenzialmente il gioco ti dà tante gemme, quindi ci può stare che non te lo mette rate up nei banner grossi, però a fin fine te lo mette garantito alla fine, quindi rate up o non rate up, alla fine le gemme, quelle che spendi alla fine lo prenderai, che sia alla fine celebrazione o comunque a metà o all'inizio. Altro punto focale, ovviamente alcuni dicono, spero che sia magari il limite di Natale, però a 600 gemme garantito, quindi tutti per bene o male possiamo arrivare a prenderlo, io spero di no, perché sarebbe un'ammazzata sui piedi sullo Stvane, ve lo dico tranquillamente, non credo a quel punto di andarci all-in, perché proprio mi perde l'assault mode, ragazzi, mi perde l'assault mode, cioè l'assault mode è bello Gankos Fest, io lo voglio Gankos Fest, perché lo stesso essere Gankos Fest gli dà quell'importanza, quella forza in più che hanno solo i Fest, ragazzi, lo sapete benissimo, boys, il fatto che quel coin, che quel personaggio ha quel coin diverso dagli altri, influisce, si sa, ragazzi, ogni Fest ha breccato a suo modo il PvP, il meta di One lo ha distrutto, Lost Vein lo ha breccato per mesi, Let's Go è tuttora giocatissimo e l'ho breccato all'inizio del meta, all'inizio del suo tempo, e tuttora è fortissima. King l'ha comunque breccato forse meno degli altri, ma l'ha comunque c'è entrato molto prepotente nel PvP, quindi di base è per questo anche che voglio l'assault mode verde, tra l'altro credo che sia verde. E comunque, ragazzuoli, vi faccio vedere anche le ultime cose di questo video per concluderla qua. Queste sono le skin appunto leakate dalla versione coreana, questo è lo sprite, insomma l'artwork, quando lo vedremo anche nel box dell'assault mode, versione ovviamente SSR, quindi questo ovviamente è l'SSR, penso che l'UR sia come derieri, che SSR normale, ad UR c'ha dei pezzi d'armatura che probabilmente andranno a modificarsi con le tre skin. A mio avviso delle tre skin la più bella è questa qua, ragazzuoli, è veramente veramente figa, le altre sono le classiche, quella del mezzo presa in giro, perché lo sempre dico, beh, penso quella a sinistra ancora non la comprendo, sembra tipo maschera da snowboard, non lo so, ragazzi, cosa cazzo è, però comunque di base non mi ispirano nessuna delle due, le prenderò tutte e tre ovviamente e vedremo un po' come sarà questo assault mode. Altra cosa che hanno leakato è anche il ticket per pullare, piccola accortezza prima di concludere il video, lo sfondo viola nei ticket lo hanno solamente i Grand Cross Fest e i PG Collab, quindi questo è un altro sentore che potrebbe essere il Gankos Fest. Di One l'ha avuto viola,
lo Stevedon l'ha avuto viola, King l'ha avuto viola, i PG di Koff e forse anche quelli di AOT hanno avuto viola, Koff di sicuro AOT non ricordo, Litz God non l'ha avuto viola, l'ha avuto Arcobaleno, se non erro Blue Astro violaceo, come tipo il release SSR ad esempio, ma solamente per un fatto che era anniversario, quindi solamente perché era anniversario l'hanno voluto dedicare in modo differente, però lo sfondo viola è al 90% sentore del fest. Io spero ovviamente ragazzoli che sia fest, piccolo predict, io spero da persona che shoppa che arrivi a Natale, per Natale, che duri un mese, un'altra celebrazione fest con un botto di gemme e che sia Grand Cross Fest, perché ve lo dico adesso, se lo sarà noi pulleremo il live su Twitch 900 gemme quel giorno, che sia Natale, che sia la vigilia o il 26, non mi interessa ragazzi, e il live compremo anche tutte e tre le skin boys, perché vi ripeto, se è fest voglio dargli lo stesso trattamento che ha avuto il divano, perché sono alla pari, come ho detto in questo video. Ragazzuoli, spero di aver detto tutto quello che c'era da dire, ovviamente, cosa che me ne ero dimenticato, non arriverà sul Goma per quanto riguarda ora, a 99,9 periodico non ci sarà sul Global, attualmente uscirà, se sarà fest, verso dopo il D1, e il D1 uscirà a marzo per l'anniversario 90%, quindi avendo delucidato anche questo, alla fin fine boys io spero ovviamente che sia fest, perché vi ripeto, Assault Mode si merita il fest, e io personalmente non accetto il contrario, ve lo dico tranquillamente, e tranquilli, chi ha 300 gemme o sopra, che sia fest o non fest, ovviamente nel peggiore dei casi, perché sarà garantito 900 gemme se sarà fest, ve lo prendete garantito a fine celebrazione, appunto fine celeb di questo Assault Mode. Ovviamente ragazzi, ci tengo a sottolineare anche a fine video che era solamente una speculazione, in quanto questi sono leak non ufficiali, quindi abbiamo parlato un po' di quello che potrebbe essere, e vi ripeto, potrebbe uscire a Natale come tra 3 mesi. Detto questo ragazzi, mi raccomando, subitissimo un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qua sotto al centro, accendendo anche la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, spaccate questo video di like live oggi su Twitch, link in descrizione, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche gli altri qua sopra nelle schede, ragazzi mi raccomando, spolliciate e let's go boys, e ciao a tutti ragazzuoli.